Via le barriere tariffarie, subito la progressiva eliminazione dei dazi doganali. Gli Stati Uniti e il Canada hanno raggiunto nella notte le basi per l'accordo sul libero scambio. L'intesa, siglata anche con il Messico, manda in pensione il NAFTA, firmato da Bill Clinton nel 1993, e ridisegna il nuovo accordo di libero scambio. Prima della firma sul documento, nei giorni che hanno preceduto l'intesa, il presidente americano Donald Trump aveva minacciato dazi sulle auto e su altri prodotti made in Canada, qualora i negoziati si fossero risolti negativamente. Al tavolo delle trattative è arrivato anche il via libera di Ottawa, subordinato ad un accordo che sia positivo per il Canada e per la sua classe media.